Per Violentini si parla di senso unico, doppio senso di marcia, rotatorio, ma come si vive oggi qui, lungo questa strada? Gianni, innanzitutto buongiorno e grazie a voi di essere qui. Si vive sempre con l'ansia, perché non si può uscire nemmeno dai cancelli per buttare l'immondizia, per fare una passeggiata, per portare il cagnolino a spasso, perché si vive con il terrore che ti investono. Sì, gli incroci, si metteranno in sicurezza anche gli incroci, ma dobbiamo mettere in sicurezza anche noi pedoni, noi residenti. Sono stati costruiti dei palazzi, gli oneri di urbanizzazione dove sono? Non abbiamo marciapiedi, non abbiamo fognatura, non abbiamo niente. La strada è diventata una strada a scorrimento veloce da quando hanno messo zona di rimozione destra e sinistra 0-24 ore. Cioè è una cosa assurda da accettare nel 2016. Perché hanno dato queste concessioni edilizie? Non li davano allora. E poi ci sono gli incidenti. Numerosi. A voi questo doppio senso di marcia non piace, non convince? Diciamo che durante la giornata, una volta che tu magari esci, entri ed esci con la macchina, che hai delle difficoltà notevoli perché sopraggiungono, ti sopraggiunge una macchina e tu invadi con la tua il percorso di marcia, quindi in qualsiasi momento ti metti a rischio e metti a rischio gli altri. Quindi diciamo il senso unico che già abbiamo verificato in un altro periodo, un breve periodo, risultava molto efficace. Perché? Il senso unico oggi è migliorativo in tutto il mondo, mettono i sensi unici per migliorare viabilità, sicurezza e inquinamento. Solo nel tratto finale di Violentini non è stato possibile. Posso capire il primo tratto che ci sono le attività lavorative, ma qua siamo solo noi residenti che rischiamo la vita ogni minuto che si esce dai propri cancelli, sia al lato destro che al lato sinistro. È una cosa assurda da accettare. Quindi, arrivato a questo punto, noi, oltre al vostro aiuto, chiediamo anche un intervento del sindaco, visto che i tecnici che non sanno cosa fare, una volta mettono a senso unico, una volta la tolgono, continuano a spendere soldi pubblici. Non so, si parla di rotatorie per rallentare la velocità. Non sarebbe male. Sarebbe opportuno fare subito il senso unico e togliere il divieto di sosta da un lato, perché attualmente in tutti e due lati c'è il divieto di sosta. In sostanza io che ho pagato le spese di urbanizzazione, la strada, insomma la strada, fognatura, quella, io non posso sostare la macchina davanti al mio cancello perché ho paura che qualcuno passa, ci fa la fotografia e mi fa la contravvenzione. E perché il problema di Violentini ancora non è affrontato? A proibire alla mia famiglia anche di buttare l'immondizia perché c'ho il terrore. Io ho il terrore, è una cosa proprio assurda accettare queste cose. A fronte del volume di... vedete quella persona che sta passando come ora a piedi, si deve mettere proprio al centro della carreggiata perché ci sono i bidoni dell'immondizia, perché ci sono i pali della luce, i pali della telecom, guardate questa macchina. Là la strada, il mando stradale è tutto deformato, si rischia la vita ogni minuto. Dobbiamo aspettare che ci scappa il motto a piedi anche per sistemare noi. Incidenti, difficoltà per il traffico, perché il caso di Violentini non si risolve? Il caso di Violentini, per quello che abbiamo capito noi, ormai è un atto di potere che stanno facendo i tecnici o chi di competenza, perché il senso unico qua era una cosa che avevano risolto viabilità, sicurezza, non ci sono stati incidenti in 8 mesi, non ci sono state minacce, non ci sono stati atti vandalici, per esempio la signora che abita qui accanto gli dà fastidio che mette anche la macchina davanti al cancello, gli tirano le uova, gli hanno rotto il vetro della macchina, ci sono state fatte delle denunce, cioè qua ormai è una cosa assurda, inaccettabile. Noi faremo un esposto in procura, abbiamo contattato anche Striscia la Notizia e vogliamo fare anche un esposto nei confronti dei costruttori per vedere che cosa hanno proposto loro come oneri di urbanizzazioni, perché sono nati questi palazzi senza nessun servizio, non abbiamo fognatura, siamo con le pompe di rilancio, non abbiamo marciapiedi, l'illuminazione è scarsa, non c'è praticamente niente.